La presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live non parla spesso e volentieri dei suoi figli. Il motivo lo ha rivelato in un'intervista. Qualche tempo fa appunto Barbara D'Urso è completamente devota al suo grande pubblico. Per i suoi figli, però, farebbe qualsiasi cosa. Come ogni mamma, non parla molto di loro in TV non per scelta personale, ma per scelta loro. Ormai sono adulti e non vogliono che il cognome ingombrante della loro mamma pesi troppo sulle loro carriere. Barbara D'Urso, mamma orgogliosa ma costretta al silenzio. La bella conduttrice napoletana Barbara D'Urso parla molto di rado della sua vita privata. Si sa ben poco, per esempio, dei suoi figli. La presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio 5 vorrebbe spesso parlare di loro, ma il veto. Non può nominarli proprio per loro espressa volontà. La conduttrice molto poco di Gianmarco ed Emanuele, i due ragazzi avuti da Mauro Berardi, e in una intervista di qualche mese fa, rivela il motivo di questo forzato mutismo. I figli hanno scelto strade diverse dalla sua, e non amano che si parli delle loro vite. Alcune curiosità sui figli di Barbara D'Urso. Gianmauro è il maggiore, 32 anni, mentre Emanuele ha 2 anni in meno. Entrambi si sono allontanati dal mondo delle televisioni, non hanno voluto seguire le orme di Barbara D'Urso, e hanno inseguito carriere lontane dal mondo dello spettacolo, così come lontani cercano di stare dal chiacchiericcio. È proprio per questo che Carmelita ne parla raramente, non senza rammarico, ma in un'intervista a Panorama, ha fatto uno strappo alla regola e raccontato qualcosa di loro. I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gianmauro ha scelto la carriera medica, mentre Emanuele è un fotografo professionista sempre in giro per il mondo. Del primogenito Barbara ha detto due punti. I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Del primogenito Barbara ha detto due punti. Gianmauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno, e io sto già soffrendo. D'Urso ha rivelato anche il suo più grande desiderio che purtroppo non può realizzarsi. L'altra sera gli ho chiesto: ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me.